Oggi sentiamo la voce e la riflessione del movimento politico Rinascita Specese con Lucia Franzò. Lucia, il sindaco Pierenzo Muraglie ha nominato assessore Merignaccolo. Come abbiamo avuto modo di dire e ascoltare dalla voce del nuovo assessore della Giunta Muraglie, questo per Merignaccolo è un ritorno a Palazzo Bruno. Merignaccolo alle ultime amministrative aveva abbracciato il progetto del candidato sindaco Maurizio Franzò, alternativo al progetto del sindaco Muraglie. Ricordiamo che Rinascita Specese in questi 4 anni con il consigliere Serafino Arena è stata all'opposizione dell'amministrazione Muraglie. Ricordiamo anche per onestà che Merignaccolo nell'intervista rilasciatami ha detto di avere accettato l'incarico assessoriale da libera cittadina e non legata a Rinascita Specese. E allora la domanda non può essere che questa, Lucia. In questi 4 anni non c'è mai stato un dialogo, un confronto tra il gruppo dirigente di Rinascita Specese, i suoi candidati e la base. O mi sbaglio? Ciao Piero, un saluto a tutti. Allora, la nomina di Merignaccolo ad assessore, le faccio innanzitutto i miei auguri per questa bella gattappelare, vorrei quasi dire, che si sta prendendo a dover affrontare, perché chiaramente entrare in giunta in questo momento di profonda crisi della giunta Muraglie penso che richieda molto coraggio. Così come personalmente da coordinatrice del nostro movimento civico di Rinascita Specese, penso che ci voglia molto coraggio anche ad aver assunto questo ruolo, non avendo fatto nessun passaggio di uscita da Rinascita Specese, perché se dobbiamo seguire la formalità politica, io penso che sarebbe stato doveroso che il neo assessore motivasse questa scelta di allontanamento da Rinascita Specese, perché Rinascita Specese è tuttora e lo sarà fino alla fine del mandato all'opposizione di quella che è l'amministrazione Muraglie. In questi anni abbiamo molte volte fatto sentire la nostra su tanti punti che non abbiamo condiviso della gestione amministrativa Muraglie e devo dire con grande rammarico mai o abbiamo sentito la presenza dell'assessore Ignaccolo tra di noi, non si è mai vista durante un consiglio comunale, non ha mai condiviso una delle nostre battaglie che noi abbiamo fatto e tante sono state, non solo il randagismo, la posizione assunta per quanto riguarda i pullman della scuola, il problema dei diversamente abili e tante altre questioni per le quali Rinascita Specese si è sempre messa in primo piano con il nostro consigliere comunale Arena, ma che non ha mai visto nessuna vicinanza da parte della signora Ignaccolo. Però Lucia, l'ho detto anche prima conversando con Merignaccolo, Meri sostiene che in questi 4 anni non c'è stato mai un confronto, una riunione. Dopo la chiusura della campagna elettorale del 2015, per tanti il movimento Rinascita Specese si è esaurito lì. Non c'è stato mai un confronto politico. Questa è, diciamo, l'accusa che vi fanno. Lucia Franzò, coordinatrice di Rinascita Specese, come risponde? Allora Piero, se la signora Ignaccolo si aspettava, con tutto guarda l'affetto che io posso provare per lei, ci mancherebbe, ma se la signora Ignaccolo si aspettava un invito ogni qualvolta c'era un'urgenza a chiamare, a venire, a partecipare, io questo non l'ho fatto, perché sinceramente certe volte i nostri comunicati stampa sono stati così repentini, per cui non abbiamo avuto il tempo di mandare i telegrammi a casa, ma sinceramente il gruppo, quello più vicino, si è comunque fatto sentire sempre in continuità. A questo punto mi apri un punticino di polemica, perché mi verrebbe tanto da pensare che già durante la campagna elettorale la partecipazione della signora Ignaccoli è stata sempre molto distante, anche per una posizione penso un po' ambigua che si era venuta a creare, in quanto la sua famiglia era molto vicina pubblicamente alla campagna elettorale del sindaco Muraglie, per cui anche la disponibilità alla ricerca dei voti, alla conta dei fatti,
non è che poi è stata così totalizzante verso il nostro candidato Maurizio Franzò, perché le schede venute fuori hanno parlato chiaro, per cui diciamo che già da allora c'era una non aderenza perfetta a quello che era il nostro progetto politico e si era già visto, per cui quando noi abbiamo lavorato ci siamo circondati di chi per primo ci ha cercati, ha voluto con noi confrontarsi per portare avanti le problematiche che già avevamo impostato durante la nostra campagna elettorale e che lei, avendo partecipato con noi, doveva ben conoscere. A quanto pare forse non le condivideva già allora, visti i risultati totali che abbiamo avuto. Ora ti aggiungo un'altra cosa, vorrevo prendere spunto dalla dichiarazione del sindaco Muraglie che ha ufficializzato l'elezione di Merignaccolo, la nomina di Merignaccolo. Dice: questa amministrazione ci guadagnerà in termini di decisionismo e di concretezza. Ma io me lo auguro tanto da cittadina spicese, non parlo da coordinatrice, adesso parlo da cittadina. Ci guadagnerà in termini di decisionismo e di concretezza e la definisce un innesto testualmente, un innesto importante in perfetta sintonia con il progetto politico amministrativo che si sta costruendo per il 2020. Allora, io purtroppo sono sempre molto polemica riguardo a questo perché oggettivamente parto dai dati di fatto. I dati di fatto sull'amministrazione Muraglie sono sempre negativi e lo sono sempre di più e per quanto mi riguarda la nomina dell'assessore Gnacco sono la testimonianza ulteriore di tutto questo, perché stiamo parlando di una concretizzazione non tanto di un progetto che si era iniziato e che si sta portando a termine, quanto di un cambio di rotta radicale nel momento in cui si procede in questo modo. E allora il fatto che la signora Gnacco nella sua intervista abbia detto di essere semplicemente una cittadina ispicese di buona volontà che si immola, no, al grave momento che Ispica sta attraversando, facendo forza sulla sua esperienza personale. Beh, allora io su questa esperienza personale, io come tanti altri avremmo molto da dire, perché se dovessimo ricordare tutta l'esperienza personale politica di Merignaccolo, diciamo che fu chiamata nello stesso momento critico durante l'amministrazione Rustico e ne uscì con le ossa rotte, sia come immagine e sia come persona. Ne parlo da donna a questo punto e dico che un ruolo politico così secondario da lei assunto durante la fase finale dell'amministrazione Rustico è stato, io ritengo, mortificante. E alla luce di questo avrei tanto consigliato, se Mary avesse parlato con me o come glielo avrebbero consigliato tante altre persone, io penso, evitato di entrare di nuovo in una situazione delicatissima qual è quella di Muraglie adesso, spero per non fare più brutte figure come quelle che fece allora. Il sindaco è stato esplicito, vuole allargare l'esperienza che l'ha portata a Palazzo Bruno nel 2015 e vuole aprire una nuova fase politica dialogando con le liste civiche. Ora Lucia, Rinascita Spicese è una lista civica che nella sua dirigenza ha sensibilità politiche che si richiamano al centro-sinistra. Penso a Maurizio Franzò che ha in tasca la tessera del Partito Democratico. Penso a te, Lucia, con la sensibilità di donna che si richiama ai valori della sinistra. Allora, Lucia, per essere chiari, lasciando le questioni amministrative, cos'è che vi divide politicamente dall'amministrazione Muraglie? Tante cose, Piero, ci dividono, ma lo dico con grande orgoglio e con grande gioia. Allora, la mia formazione, il candidato nostro del 2015, Maurizio Franzò, tuttora tesserato PD, io non lo sono da tanto tempo, perché purtroppo la mia posizione critica nei confronti di quello che è la sinistra attuale nel momento storico italiano mi porta verso lidi che vanno verso ideali non esistenti in questo momento, per cui politicamente parlando non ho trovato una casetta nella quale trovare domiciliazione. Come ti dicevo una volta, per me Rinascita Spicese rappresenta quello strumento politico per poter operare in quella che può essere la mia comunità, dove penso ognuno di noi voglia dare il suo contributo per cercare di migliorare le condizioni della nostra cittadina e quindi di noi che usufruiamo di tutti i servizi che la città dovrebbe offrire e che purtroppo non ha.
Ora, cosa mi divide da questo punto, dall'amministrazione Muraglie? Come ti dicevo, tante cose, ma le voglio riassumere in due parole. Mi divide l'incoerenza e mi divide l'opportunismo che io leggo nella, come diciamo, quasi bandiera dell'amministrazione Muraglie. E te lo posso spiattellare con tante prove. Io veramente sarei curiosa di vedere il sindaco Muraglie giustificare determinati dietrofront radicali che lui ha compiuto rispetto a soli 4 anni fa. Mi riferisco a una sua dichiarazione fatta praticamente il 6 marzo del 2013, un comunicato stampa, dove l'allora capogruppo del PD, Pierenzo Muraglie, giovanissimo, definiva alcuni avversari politici dell'allora amministrazione Rustico, che facilmente facevano un salto di qua e un salto di là, come degli ignavi che non sono condannati per tutta una vita a girare attorno alla banderuola, come diceva il grande Dante. Beh, forse questa banderuola l'ha avvistata anche il sindaco Muraglie e continua a corrergli appresso, perché sto notando tanti cambiamenti che per me non sono giustificabili. Io dico una cosa, Piero: una scelta politica deve sempre fare capo a dei principi, a dei ideali e dei valori che uno deve, a cui devi credere. Le persone che li rappresentano possono non condividerli con te, ma questo non significa che tu metti alle spalle quanto da te sostenuto, affermato, dichiarato con tanta forza e veemenza al punto tale da farne pilastri della tua campagna elettorale. E allora, il giorno in cui Pierenzo Muraglie ha ricevuto l'investitura di sindaco di Ispica, giorno per lui di grande gioia, e allora diceva letteralmente: guarda, hanno scelto gli ispicesi di portare alla guida della città persone, lui, la sua amministrazione, che non hanno mai, nemmeno un giorno, governato con gli uscenti, né da consiglieri, né da assessori, né da altro. Questa è stata la dichiarazione di Pierenzo Muraglie il giorno in cui divenne sindaco di Ispica. E allora oggi nomina un assessore, Mary Gnaccolo, già del sindaco Rustico, un assessore che faceva parte di una compagine politica opposta alla sua, e la nomina al suo fianco pronunciando queste parole: noi stiamo lavorando attorno a un nuovo progetto politico diverso da quello iniziale. Allora, Piero, mi viene proprio da chiedere, ma che il sindaco Muraglie abbia finalmente capito di avere sbagliato tutto nella sua vita? Perché se il prossimo progetto politico significa azzerare quanto da lui sbandierato come tutta un'altra storia nella fase precedente, significa che hai capito forse, Pierenzo, te lo dico con il cuore, che non hai fatto nulla, non eri in grado allora e non lo sarai domani con questa ennesima farsa che agglomererà attorno a te persone che prima tu schifavi, perché io ti ricordo che hai denunciato Rinascita Ispicese come Rinascita Rusticana, perché avevamo tra i nostri candidati anche Mary Gnaccolo, e ne hai parlato come se avessimo accanto delle persone aberranti, che io in un comizio dissi guidate dalle persone giuste faranno bene. Adesso sono diventate perfette. Non è coerente, è solamente opportunismo per rimanere all'impiedi fino a quando questo carrozzone, con tutti gli sgangheramenti che potrà avere, arriverà al maggio 2020. La conseguente domanda è: Lucia, state dialogando con altre forze politiche per costruire un'alternativa a questa amministrazione? Forze sicuramente eterogenee tra di loro. Qual è il collante che vi fa dialogare? Con Pierenzo Muraglie, Piero, sarebbe veramente per me la prova di aver perso la ragione, io come il mio gruppo. E non solo, per me sarebbe una forma di autolesionismo, perché significherebbe veramente non buttare alle spalle quanto realmente abbiamo potuto constatare in questi anni di negativo. Rinascita Ispicese sta lavorando, sta rinnovando, oltre che confermando alcuni della sua lista, stiamo lavorando bene, stiamo riscontrando anche parecchi consensi di avvicinamento. Questo ci dà tanta forza e ci induce ad impegnarci ancora di più alla ricerca di un confronto politico che già si sta attuando con diverse forze politiche del paese. Lo scopo sarà sempre quello di trovare un leader che riunisca tutta il fronte dell'opposizione, perché dobbiamo
vogliamo questa volta essere maturi anche nelle posizioni da prendere, dobbiamo riuscire a trovare sintesi in una persona che possa riunire ed evitare le frammentazioni che ci furono allora e che consentirono a Pier Enzo Muraglie una vittoria che, devo sempre sottolineare, non meritata. Questa volta dagli errori del passato impareremo bene. Ringrazio Lucia Franzò, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.